dove sei, Mimi? Arrivo, micro. Ok. Sono le 17.52 di giovedì 17 novembre. Nicolas scrive alla moglie, che non è ancora rincasata dopo la fine del suo turno di lavoro alle 16.30. Alice rientrerà solo alle 18.30, ma l'uomo non ci fa caso. Lei, infatti, è abituata a fare straordinari, che le vengono richiesti anche all'ultimo, come dimostra questa chat con il suo capo reparto delle 5 di una domenica sera. Ciao Alice, scusa il disturbo. Lunedì vieni alle 7, così liberiamo i trenini? Figurati, nessun disturbo, certo. Grazie mille. Nicolas pensa quindi che Alice abbia fatto tardi al lavoro. In realtà, secondo un altro operaio della fabbrica, quello che la stampa definisce il terzo uomo, quel giovedì la donna esce proprio alle 16.30 perché di lì a poco ha un appuntamento con un ex collega. Esiste questo appuntamento? Di chi si tratta? Alle 18.30 Alice rientra a casa, chatta per mezz'ora con la mamma ed esce di nuovo per vedere un'amica, dice al marito. In realtà, poco prima Alice ha inviato un messaggio all'amica per avvertirla che ha un appuntamento con un collega, Marco, l'uomo di questa chat. Grave errore, adesso so come contattarti quando ho bisogno. Non c'è problema, mi puoi contattare quando vuoi. Se vuoi ti do anche il mio numero, che fai prima? Alle 19.45 Alice è già in questo locale di Concordia, lo Smart Café, a 32 km da casa. Alle 20 Marco la raggiunge. I due restano lì fino alla chiusura del locale a mezzanotte, parlando ma senza effusioni. Poi si spostano qui sotto il portico che immette alla sala delle macchinette slot, che resta sempre aperta. C'è una telecamera che riprende la scena. Alice è di profilo, Marco inquadrato bene. Qualcuno sta spiando la loro conversazione dalla sala o da fuori? Secondo gli inquirenti, è proprio qui che il tunisino nota Alice e decide di aggredirla appena la vedrà sola. Dopo le due, Marco e Alice se ne vanno, ma lei resta qualche minuto ancora nel parcheggio a chattare come è sua abitudine. Poi la macchina della donna viene ripresa da questa telecamera che punta alla rotonda tra via Permirandola e via Grandi intorno alle 2.50, 10 minuti dopo il passaggio di quella che dovrebbe essere l'auto di Marco. Le due vetture vanno in direzioni opposte, quella di Marco verso San Possidonio, dove l'uomo abita, quella di Alice verso via Grandi, nella direzione anche del campo in cui verrà bruciata il pomeriggio successivo. Si tratta comunque di immagini sfocate. La targa non si legge, ma il sedile lato passeggero della Ford Fiesta blu di Alice appare reclinato. Come mai? Chi c'è alla guida? L'assassino ha già aggredito Alice fuori dal locale e la sta portando via incosciente? Questo pensano gli inquirenti. Alle 2.51 l'auto di Alice passa sotto la telecamera di questo caseificio. Va in direzione Vallalta, una frazione di Concordia. Secondo gli inquirenti, la Ford girovaga in zona almeno fino alle 4 del mattino, o almeno così sembrerebbe dalle immagini sgranate delle telecamere presenti. Nessuna delle quali, però, è dotata di riconoscimento a infrarossi delle targhe. La Ford avrebbe incrociato addirittura una pattuglia dei carabinieri in servizio che non l'ha fermata e comunque non è mai passata sotto uno dei varchi che registrano le targhe. Perché questo vagare senza meta? Non sappiamo l'ora in cui la macchina di Alice arrivi nelle campagne di Griffona, vicino all'invaso di Fossa. Ma secondo i vigili del fuoco, l'incendio viene appiccato usando un accelerante solo una o due ore prima rispetto al momento in cui viene ritrovata, poco prima delle 21 di venerdì 18 novembre. L'assassino l'ha lasciata lì nel cuore della notte, approfittando del buio, ed è tornato in seguito a eliminare le prove. Con quale mezzo si è mosso? Di certo c'è un altro giallo in questo mistero. Nella sua prima deposizione, Nicolas ha raccontato ai carabinieri di aver geolocalizzato il telefono della moglie. L'ultima posizione, intorno alle 3.40 della notte tra giovedì e venerdì, sarebbe a metà strada tra lo Smart Café e il bivio.
Com'è possibile se l'auto di Alice era passata lì sotto quasi un'ora prima?